Abbiamo ascoltato lo sproloquio dell'ex premier Conte, abbiamo sentito gli 850 milioni di euro, che da 850 milioni di euro diventavano addirittura 2 miliardi di euro. Non si riesce più a capire quello che sta succedendo. Il PNRR, come volete chiamarlo, chiamatelo, il cantiere Taranto, di tutto di più. Taranto è una città che vive il dramma ambientale, Taranto è la città che vive l'olocausto ambientale, Taranto è la città che vive il dramma dell'occupazione. Taranto purtroppo è la capitale di un brutto numero, lo 048, quello degli ammalati di cancro. L'olocausto ambientale che questo governo assassino ha decretato per Taranto. Sarebbe molto facile per me parlare soltanto di chiusura di Ilva, come ho evidenziato a ogni piè sospinto, chiusura senza se e senza ma, una chiusura che vuol dire ridare la vita a Taranto, senza torcere un capello ad alcun dipendente, ad alcun operaio. Ma alla fine del nostro incontro voglio ripetervi queste cifre, questi numeri appunto riguardanti la chiusura dell'ex Ilva, che ripeto non comporterebbe alcun danno all'occupazione, a chi appunto vive nello stabilimento o come ditta diretta o come ditta dell'indotto. Non c'è solo la chiusura dell'Ilva. La chiusura dell'Ilva è la condicio sine qua non, è il punto di partenza, non il punto di arrivo. Vedete, voglio illustrarvi il programma, un programma che segue due direttrici essenziali: la valorizzazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, la valorizzazione e lo sfruttamento delle risorse culturali. Quando parliamo di mare, di risorse naturali, parliamo chiaramente di mare, turismo, economie del mare. E quando parliamo di economie del mare, ci riferiamo alla maricoltura, alla itticoltura, alla piscicoltura, alla mitilicoltura, quelle che sono risorse naturali, sono attività normali in città, normali in città che non hanno quel mostro. Pensate ai comuni cosiddetti rivieraschi. Per comuni rivieraschi si intendono quei comuni appunto che si affacciano sul mare. Parliamo di mare, parliamo di turismo, parliamo di cultura. Beh, Taranto capitale della Magna Grecia, Taranto che vede i suoi ipogei miseramente chiusi, Taranto che è l'amministrazione disastrosa e fallimentare, la più sciagurata delle ultime, quella targata Melucci Musillo, perché Musillo ha amministrato con Melucci per 4 anni e mezzo, ha a dir poco dilapidato, scialacquato 3 milioni e mezzo di euro buttati per il 6GP, una manifestazione che ha avuto un ritorno economico molto ma molto misero, perché in buona sostanza voi vedevate le persone affacciate sul lungomare, certamente, ma poi che ritorno c'è stato? Nulla. 200-300 persone addetti ai lavori che sono andati a mangiare nei ristoranti, che hanno dormito, hanno soggiornato negli alberghi e nulla più. Sì, c'erano tanti tarantini, questi tarantini si sono andati a prendere il caffè, il gelato per i bambini, però poi alla fine cosa è rimasto? Nulla, praticamente nulla. 3 milioni e mezzo buttati, e tutto il resto di quelle attività che si sarebbero potute appunto realizzare non sono state realizzate. Ho un programma preciso sul mare, per esempio l'acquisizione dell'isola di San Paolo.
L'isola di San Paolo è un'isola che è stata sdemanializzata, cioè il demanio militare ha rinunciato a quest'isola, ha detto io quest'isola non la voglio più, non mi interessa, la sto mettendo in vendita, e il prezzo di mercato è circa 1 milione di euro. Il signor Melucci ha scialacquato 3 milioni e mezzo di euro insieme al signor Musillo. Per avere che cosa? Per avere per 3 ore la rotonda del lungomare e tutta la parte dinanzi al ponte girevole vuota, piena, pardon, dopo 3 ore vuota. Questo significa non avere la capacità di saper amministrare la cosa pubblica. Questo significa non avere la minima cognizione di turismo. Sono tabula rasa, sono terra terra, dovrebbero andare a studiare, imparare, dovrebbero andare in altre città per capire come si fa turismo. Quindi la risorsa mare. Ma la risorsa mare, lo sfruttamento delle risorse naturali, il turismo, non si può fare con gli amici degli amici messi sulle poltrone assessorili. Ci devono essere persone che abbiano una esperienza, che abbiano una cultura, che abbiano un vissuto in quel settore. Io ho annunciato la giunta, sarà una giunta tutta tecnica, o la maggior parte di essa tecnica, e per esempio al marketing territoriale e al turismo nominerò l'avvocato Gianluca Laterza, per anni direttore commerciale di TripAdvisor per il Sud Europa. Tanto per dirne una, personaggi, professionalità di livello internazionale, non gli amici degli amici, non i saltimbanchi che poi magari entrano in ambiti assessorili, perché sai, quando sei amico degli amici, sei amico delle segretarie o presunte tali, fai carriera. Una città, dicevo, che vede gli ipogei miseramente chiusi. Ma per voi è normale tutto questo? È normale una città in cui ci siano opere di enorme pregio storico, artistico, culturale e quindi turistico? Non c'è dinanzi a molte di esse una insegna, fosse anche di plastica, nulla. In questa città poi cosa accade? Che sovrintendenza e comune si rimpallano le responsabilità. No, tocca a me mettere l'insegna, tocca a te mettere l'insegna, no, tocca a te, insomma, il ping pong. Il cittadino rimane senza nulla. Il turista viene, guarda e dice: che meraviglia Taranto, però è una città purtroppo che è amministrata male. Ho parlato di cultura, ma quando parliamo di cultura, il discorso culturale deve essere, come dire, inserito in un discorso più ampio, in un discorso per esempio di università. Questo signore che è venuto prima a raccontare le favole, Conte, ora è venuto a dire che non ha stipendio. Beh, forse mettiamo 1 euro, 2 euro per uno e gli facciamo la colletta. Questo è uno schiaffo ancora più grave ai disoccupati, perché questa è solo una falsità. D'altronde, di cosa stiamo parlando? Di uno che appartiene alla setta di Grillo, di uno che c'ha casalino del Grande Fratello. È tutto uno spettacolo. Quindi dicevo, quando noi parliamo di cultura dobbiamo fare riferimento all'università, e parlare di università significa parlare di università autonoma degli studi di Taranto, autonoma. Noi non dobbiamo essere appendice di nessun'altra università italiana o pugliese o di Bari o di Lecce o di chissà chi. Università autonoma degli studi di Taranto. Una università che attraverso le sue facoltà possa promuovere quelle che sono le risorse che ho poc'anzi indicato. Ho parlato di risorsa mare, maricoltura, beni culturali e quant'altro. E non a caso ai beni culturali avremo come assessore, oltre che all'università, la professoressa Giovanna Bonivento, che è qui sul palco con noi. Questo proprio per dimostrare che noi vogliamo amministrare la città
con persone capaci, con, eccola qui, con professionisti, non con gli amici degli amici. Noi non andremo a prendere gli ex segretari provinciali del PD che, non avendo più una poltrona, li andiamo a mettere qui, li andiamo a mettere lì, gli diamo l'assessorato, gli diamo la partecipata, perché tengono famiglia e devono campare. No, signori cari, amministrare una città è una cosa seria. Amministrare una città non significa amministrarla con gli amici degli amici. Questo ha fatto l'amministrazione Melucci Musillo. E Musillo non facesse il verginello, perché ha amministrato 4 anni e mezzo con Melucci, lo ripeto. Aveva sua cugina Deborah Cinquepalmi nelle assessore e aveva i suoi uomini nelle partecipate. Ma ho parlato di gestire la città in maniera professionale. Beh, ditemi voi, passiamo a un altro punto del programma, quello dei lavori pubblici. E quando parliamo di lavori pubblici, noi parliamo di vivibilità. Voi vivete la città, voi girate la città e vedete come è distrutta la città. Le ditte che eseguono i lavori appunto per altri enti, come per l'acquedotto o per appunto utenze private, la fibra e quant'altro, vengono in città, sfregiano il manto stradale e vanno via. Tanto, signori cari, nessuno li controlla, dico nessuno. Con la mia amministrazione il settore lavori pubblici avrà una bella movida, nel senso che saranno molto dinamici i dirigenti e i funzionari, e pretenderò che girino la città palmo palmo, perché quei lavori pubblici sudano sangue, quel sangue del cittadino contribuente. Non è possibile in questa città, non è possibile che le ditte la facciano franca, anche nel centro di Taranto. Andate a 2 passi da qui, via Pitagora, via Pupino, e vedete il manto stradale completamente sfregiato. Non si sono degnati neanche di riasfaltarlo, buttano un po' di cemento e sono passati 2-3 anni. Nulla è stato fatto, nulla. Poi sentiamo le favole dei lavori pubblici. Avete visto Fatto 100, il grande opuscolo di Melucci, e uno dice, bah, Villa Peripato riqualificata. Voi andate nella Villa Peripato, ditemi voi in che condizioni è combinata. Andate a vedere la pista, la piattaforma, diciamo, che era per il pattinaggio, andate a vedere l'ex piscina. Leggo ancora: grande riqualificazione del quartiere Tamburi. Neanche riqualificazione, grande riqualificazione del quartiere Tamburi. Leggiamo ancora: ristrutturazione e rifunzionalizzazione di Palazzo Archita, di Palazzo degli Uffici. Dicevo, andiamo a Piazza Archita, a Palazzo degli Uffici, e Melucci parla di rifunzionalizzazione e di riqualificazione. Nulla di tutto questo, andatela a vedere, è un cantiere eterno, sembra la Sagrada Famiglia di Barcellona, i cui lavori non finiscono mai, ma quella almeno ha una sua particolarità, una sua caratteristica. Una città dunque che non è amministrata. Ecco, l'architetto Luca Lopatriello sarà il nostro assessore ai lavori pubblici, all'urbanistica, all'edilizia, al risanamento della città vecchia e al patrimonio, perché sono tutti settori, come dire, connessi tra di loro. Stiamo parlando di un altro soggetto di alta professionalità, una persona che ha avuto rapporti e committenze di livello nazionale, non gli amici degli amici.
una città che ha bisogno di vivibilità. Per questo verrà istituito l'assessorato alla vivibilità urbana, al decoro urbano e alle periferie. Sì, perché il cittadino paga le tasse, come detto, e le paga profumatamente. Dovremmo fare una rivoluzione anche per quanto riguarda le società partecipate. Beh, vi sembra normale in questa città che i cassonetti trabocchino di rifiuti e sembra di stare in uno dei ghetti sudamericani? Vi sembra normale che gli autobus, è successo 3 giorni fa, prendano fuoco, ci siano i roghi dei bus? Vi sembra tutto normale questo? E vi sembra tutto normale che i CDA, i componenti dei CDA, siano tutti soggetti politici da sistemare? A me questo non sembra affatto normale. Poi arriva la Tari e voi vi trovate, e voi, e noi, la pago pure io, ci troviamo una stangata, ma si sa, stiamo seminando la rinascita, voi la vedete la rinascita di Taranto, no? La vedete? Avete visto oggi? 4 gocce, sembrava di essere a Venezia, molta gente, io provocatoriamente mi sono fatto i risvolti ai pantaloni per non bagnarmi, o magari per avere l'idea, il sogno di essere a Venezia, in una città d'arte. Questo è un altro aspetto, dicevo, lavori pubblici, vivibilità, decoro urbano, ma possiamo andare oltre. Un'amministrazione che vuole vivere di altro, un'amministrazione che vuole anche dare sicurezza ai cittadini, perché il decoro urbano e la vivibilità urbana sono strettamente connessi alla sicurezza. Andate, per esempio, voglio parlare di fatti concreti, non parlare di favole, di chiacchiere. Abbiamo sentito finora le favole di questa parola magica che si chiama transizione. L'ex sindaco Melucci non sa neanche cosa sia la transizione, perché parla di transizione a ogni piesso spinto, come se fosse il formaggio. Ma il formaggio è buono sulla pasta asciutta. Il formaggio messo, buttato per esempio nel latte o sul caffè, fa schifo. Bene, questo inizia a parlare di transizione socio-economica, di transizione amministrativa, di transizione burocratica, alla faccia, 3 mesi per una carta d'identità elettronica. Poi che cosa si inventa? Si inventa lo stadio, dice che ha fatto lo stadio nuovo, ha progettato lo stadio nuovo. Peccato che nessuno lo sapesse e peccato che neanche Emiliano lo sapesse. Ma si sa, quella, sapete come l'hanno chiamata? Non per lo stadio, pardon, poi vi dico, quella è transizione sociale, quella per lo stadio. Ecco. Poi Melucci ha anche detto che è autore e coautore dell'ospedale, del nuovo ospedale San Cataldo, quell'ospedale che servirà soltanto a tenere a vita il signor Pelillo come commissario straordinario, a circa 150.000 euro ogni 6 mesi, cifre tutte lecite, per carità, perché quell'ospedale è un cantiere eterno. I lavori, sì e no, se nel 2026, se tutto va bene, vedranno il primo paziente. Andatelo a vedere, hanno detto che l'ospedale è pronto. Per cortesia, se sto dicendo chiacchiere, smentitemi, andate anche ora e guardate il lato frontale che è stato completato, gli aspetti, proprio la parte laterale che è un cantiere penoso con lavori. Sapete cosa ha detto il signor Emiliano? No, dovete capire che i tempi si stanno allungando perché d'estate fa caldo. Scusami Emiliano, cosa pensavi? Che d'estate fa caldo e quindi si rallentano i lavori? E cosa pensavi Emiliano? Che d'estate cadesse la neve? Ci fossero i fiocchi di neve? Beh, questo cosa ha fatto Melucci? Ha chiamato, ha usato un'altra volta l'espressione transizione, transizione socio-economica. Ma che ci azzecca la parola economica con l'ospedale? Cosa c'entra? Non sai neanche cosa significhi transizione. Vai a studiare un po' di latino, vai, impara. Transizione, trans eo, andare da attraverso, quindi passare da uno stato all'altro. Da quale stato stiamo passando? Dal degrado al sottodegrado?
Io voglio parlarvi di sociale. La vera transizione è una sola, chiusura senza se e senza ma dell'ex Ilva, ma ve ne parlerò fra un po'. Voglio parlarvi di sociale. Sociale perché Taranto è una città che, diciamocelo senza mezzi termini, una città che puzza di fame. Non dobbiamo negarlo, non è colpa nostra, è colpa purtroppo di chi ci ha amministrato, è colpa di chi ci ha fatto perdere la fiducia, perché vedete, oggi molta gente, forse un 50% potenzialmente, ma le nostre liste Taranto senza Ilva, Taranto Next Generation e il Partito Meridionalista stanno avendo la forza di far riflettere le persone. Ne stanno facendo riflettere, perché il cittadino è stanco delle favole, è stanco di sentir dire, lo ripeto ancora una volta, le baggianate di Conte, quando Conte viene a dire che a Taranto sono arrivati prima 850 milioni di euro, ora siamo arrivati a 2 miliardi di euro, fra poco non lo so più dove dobbiamo arrivare, è arrivato il superenalotto, neanche fosse Vanna Marchi che sciorina certe cifre. E poi Taranto muore di fame. Noi vogliamo incidere nel sociale, ma incidere nel sociale non con le chiacchiere, con i fatti concreti. Il bilancio del Comune di Taranto, che sarà affidato economia e finanze al dottor Giuseppe Di Vittorio, stiamo parlando di un economista di fama nazionale, Tarantino, che è uno dei maggiori giornalisti, dei più famosi giornalisti finanziari italiani, lavora, collabora con Milano Finanza, tanto per dirne una. E dicevo, il bilancio dovrà essere studiato e diviso e attribuito ai vari settori secondo quella che è la logica, la ratio del buon padre di famiglia. Bisogna intervenire per il sociale, bisogna innanzitutto dare vita, ripristinare quelli che erano i centri di aggregazione. Li vedete voi gli anziani nelle piazze, soli, abbandonati, che d'estate si portano il tavolino da casa, si portano la sedia per giocare a carte. Questa è l'amministrazione delle falsità. L'amministrazione è anche questa del commissario, che per due mesi, tre mesi blocca, causa campagna elettorale, i contributi alla gente che ha bisogno per pagare il fitto, alla gente che ha bisogno per la luce, per il gas, per l'acqua, per non morire di fame. E questo signore Conte viene qui e cosa ci viene a dire? Che i tarantini ora sono ricchi, come gli italiani durante il lockdown, gli imprenditori italiani, dice che aveva riempito di tasche gli italiani, dando agli imprenditori 600 euro al mese, pensate un po' voi, al di sotto del reddito di cittadinanza, ma li aveva arricchiti. Ma parlare di sociale significa parlare anche di portatori di handicap, di diversamente abili. Non solo l'aiuto materiale, ma l'aiuto morale. Non considerare queste persone come un peso, ma queste persone devono essere integrate, una parola magica che si chiama integrazione, ossia far sì che queste persone possano anche avere una loro collocazione occupazionale all'interno delle ipotesi lavorative del territorio. Ma anche sociale vuol dire, consentitemelo, pensare ai giovani, a quei giovani che vengono magari da famiglie particolari e per i quali è molto facile il rischio della devianza. Ecco, creare un connubio, creare un'unione forte tra giovani e anziani attraverso iniziative, attraverso locali di proprietà comunale in cui magari si potrebbero impiegare giovani e anziani e far sì che gli anziani possano tramandare, trasmettere ai giovani gli antichi mestieri. Nella foga avevo dimenticato un altro aspetto importante, quello della sicurezza. Beh, questa non è una città sicura. Occorre innanzitutto potenziare il corpo di polizia municipale dal punto di vista numerico e anche dal punto di vista operativo. I vigili urbani che hanno le caratteristiche fisiche
l'idoneità fisica per fare la loro attività per strada, è giusto che la facciano, gli altri impiegati adibiti a funzioni impiegatizie. Ma questo implica anche, dicevo, un aumento della pianta organica, e quelli che stanno per strada devono essere anche preparati fisicamente, adeguati, sottoposti ad attività di addestramento, di autodifesa, non perché dobbiamo fare i vigili così sceriffi, per carità, ma i vigili devono garantire la sicurezza, quella sicurezza che a Taranto manca, ma i vigili non bastano, allora occorre un'azione coesa, sinergica con le forze dell'ordine. Vi sto un po' rappresentando tutto il programma, e quando parliamo di programma dobbiamo parlare anche della capacità che deve avere un sindaco di rapportarsi con gli altri enti. E il sindaco è vero che ha un determinato ruolo che gli viene conferito dalla 142 del 90, dalla 81 del 93, però è anche vero che il sindaco è il responsabile per competenza del territorio, a livello sanitario e quant'altro. Beh, mi sembra normale che il sindaco di Taranto, l'ex sindaco di Taranto, abbia fatto lo yes man, il signor sì, dinanzi a Emiliano, per esempio in ambito sanitario. Non ha detto una parola sulla strage sanitaria che c'è a Taranto. Sì, parlo di strage sanitaria, perché quando parliamo di liste di attesa, quando andiamo a prendere una vecchietta che aspetta 27 ore, una vecchietta di 92 anni che aspetta 27 ore al pronto soccorso, vuol dire che questa è una sanità fallimentare, con le responsabilità atroci della Regione Puglia e con la connivenza politica degli altri enti, anche locali, che permettono questo scempio. Un sindaco che si deve sapersi rapportare con la Regione, deve sapersi rapportare con gli altri enti, penso per esempio con l'ANAS. Pensate al puntapenna e vedete il puntapenna come buio. Ormai è diventata una caricatura questa del puntapenna buio. Lavori, 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 si blocca il traffico. Uno dice: ma almeno alla fine avremo la luce. Nulla di tutto questo, nulla. E il sindaco che fa? Dice: transizione ecologica. Ora se n'è inventata anche un'altra espressione, il Just Transition Fund. Uno dice: ma che sono, cose che si mangiano? No, cose che si raccontano ai cittadini per prenderli per i fondelli. Insomma, questa città deve essere, l'ho già detto, rivoltata come un calzino. E qualcuno potrebbe dire: va bene, ma le risorse da dove andiamo a prenderle? Innanzitutto dalle economie di bilancio. Melucci, sai cosa significa economie di bilancio? Musillo, sai cosa significa economie di bilancio? Significa saper dividere la torta secondo le varie esigenze, lo ripeto, con il criterio del buon padre di famiglia. Saper, signori cari, allocare le risorse, ma anche saper intercettare quelle risorse esterne. Nominerò allo sviluppo economico, ai fondi strutturali e alla finanza agevolata il dottor Fabrizio Parla, che è una delle massime eccellenze a livello di fondi europei. Da lì andremo a prendere i soldi per gestire e amministrare Taranto, non dalle vostre tasche! Perché questa città, perché i cittadini di Taranto sono stati stuprati finanziariamente, sono stati spremuti come le limoni, i poveri commercianti, andateli a vedere, una città che è diventata completamente piena di strisce blu dalla mattina alla sera. Hanno tolto anche la fascia pomeridiana gratuita, devi pagare sempre, sempre e comunque, devi essere spennato. Entro 10 giorni dal mio auspicato insediamento, le strisce blu verranno dimezzate del 50% e verrà ripristinata dalle 13.30 alle 16.30 la fascia appunto gratuita di parcheggio pomeridiano.
I commercianti devono avere bisogno di aiuto, i commercianti non devono essere spennati, ci saranno tutta una serie di misure di apertura verso il commercio. Non è possibile andare a fare la guerra ai commercianti, sacrificarli, strozzarli, non permettere loro un deus, un gazebo. Taranto deve vivere di mare, di turismo, deve vivere di vita, non di quella morte assassina che ci propina lo stabilimento. I commercianti, dicevo, devono essere aiutati. Tutta una serie di incentivi, una finanza agevolata, premiare le start-up, far sì che i nostri giovani possano avvicinarsi alla imprenditorialità. E non venitemi a dire che è tutto il Sud. Certo, il Sud soffre, non scopriamo l'acqua calda dicendo che il Sud soffre a livello imprenditoriale. Ma quando vediamo che Taranto si trova, per quanto riguarda i giovani, al 104° posto su 107 nella classifica della, della qualità della vita dei giovani, e Lecce è tra le prime 30 e Caserta è al 6° posto, stiamo parlando di realtà del Sud, vuol dire che la differenza le fanno le amministrazioni comunali, non un'amministrazione incapace come questa. Il Sole 24 Ore, la specifica classifica ha fotografato il disastro Taranto a livello di qualità della vita per i giovani, per gli anziani, a livello di qualità della vita per i bambini. 91° posto, e parliamo di asili, parliamo di strutture per i bambini. Ma guardate questa amministrazione cosa ha fatto. Ti toglie le giostrine, i giochini per i bambini che costano 4 soldi, sono rotti, non te li mettono più. E i bambini dove stanno? E i bambini dove stanno? Li andiamo a chiudere al quartiere Tamburi e nel resto della città durante i Wind Days, chiusi in casa con la complicità di uno Stato assassino, perché solo uno Stato assassino può permettere alla fabbrica di produrre e di uccidere. E quell'altro criminale di Stato di Draghi, perché così va definito e mi assumo tutte le responsabilità, criminale di Stato, ha detto che a Taranto si deve continuare a produrre, si deve produrre l'acciaio, Taranto deve diventare, deve avere la più grande acciaieria d'Europa. Questo criminale di Stato non ha detto una parola sulla salvaguardia del diritto alla vita, non una parola, produrre, produrre e produrre. Basta. Vedete, io uso toni molto accesi, è vero, come li ho usati in 21 anni di attività giornalistica. Non mi sono mai risparmiato. Sarebbe stato molto facile per me mettermi tra gli amici degli amici, mettermi sotto le cosce di questo o quel sindaco, di questo o quel presidente della provincia o della regione o di quel parlamentare. Così si fa carriera. No, ho deciso di essere libero. E nel 2014 fui licenziato da Blue Star TV, la mia emittente televisiva. Perché? È perché avevo detto che l'Ilva uccideva, avevo detto a Riva che il numero dei tumori a Taranto era enorme, perché mi ero messo contro Vendola che si faceva le risate al telefono, andando a deridere, andando a offendere il dramma degli 048. Questo numero maledetto che dobbiamo cancellare insieme, perché in ogni famiglia in media c'è un ammalato o un morto di cancro. Dove stava il signor Conte quando è venuto qui? È venuto a parlare, ha detto sono venuto qui e la prima cosa che ho fatto sono andato all'ospedale. Il nuovo ospedale, ha messo la prima pietra, ha messo la seconda pietra, ha messo la terza pietra, lì sono state messe tutte le pietre per l'inaugurazione. Quell'ospedale sta ai piedi di Cristo ed Emiliano ha anche ammesso che forse neanche nel 2026 sarà pronto. E beh, è chiaro, ora siamo nel 2022 e si fanno promesse, poi nel 2023 ci sono le politiche, poi nel 2027 ci saranno le altre comunali e dobbiamo prendere tempo, tempo, tempo e tempo.
E allora voglio dire, io ci ho messo la faccia, io ho lottato per Taranto, c'è la mia storia, c'è la mia vita. Io capisco i cittadini che sono disorientati, che sono disamorati, che non credono più a niente, è vero, avete ragione, perché vi hanno preso per i fondelli, perché avete avuto l'ex sindaco Melucci, che il fatto 100 è la prova provata della sua falsità. E poi avete visto l'altro candidato, Musillo, che è passato da segretario del PD a candidato del centrodestra e ora parla contro Emiliano dopo essere stato pappa e ciccia con Emiliano. Insomma, il cittadino dice: scusate, ma io non ci capisco più niente, io non voto più nessuno, l'ultima illusione e delusione sono stati i 5 Stelle, abbiamo creduto in loro, un'altra fantasia. Ma io dico, di ognuno di noi bisogna vedere la storia. Ma scusate, che colpa ho io se non vi ho mai preso per i fondelli? Perché devo essere accomunato agli altri? C'è una storia, per Taranto ho sempre lottato, non è uno slogan, è la mia vita, è la mia storia, andate a vedere. Quella battaglia giornalistica e da cittadino che partì il 1° febbraio 2001, signori, 2001, 2011, 2021, siamo nel 2022. Sono trascorsi 21 anni quando all'epoca attaccai insieme Rossana Di Bello e Raffaele Fitto perché raccontavano favole sui contributi per i bisognosi. La Di Bello diceva che la regione non erogava i fondi e la regione diceva che li aveva erogati. Al che io me li trovai tutti e due a fianco e dissi: ora mettetevi d'accordo, qua mi sa che la mano destra non sa quella che fa la sinistra. 2001, 1 febbraio 2001, sono iniziate le mie battaglie per Taranto, le ho fatte da giornalista, da cittadino, da uomo, ora dal 13 giugno le voglio fare da sindaco, per difendere con la fascia tricolore una città che è stata stuprata e che continua ad essere stuprata. Voglio riservare alla fine, perché ho cercato di così, di esporre il programma, esporre un programma, non il libro dei sogni, non 80, 200, 300 pagine, dei punti essenziali, delle direttrici operative di sviluppo. Ma, signori cari, ora dobbiamo parlare della questione ambientale, perché quando noi assistiamo al fuoco concentrico che arriva dal governo, beh, noi ci dobbiamo difendere. E chi vi potrà difendere, signori cari? Musillo? Musillo che appartiene ai partiti del centrodestra? Appartiene a Forza Italia? È venuto qui Tajani, ha detto dobbiamo fare il polo dell'acciaio? È venuto Giorgetti, ha detto acciaio, è venuto, non è venuto Giorgetti, doveva venire, e ha detto acciaio, acciaio, acciaio. Contro chi si dovrebbe mettere Musillo? Con la Meloni, che ha detto che l'acciaio di Taranto è strategico per l'Europa? E allora Musillo dovrà dire signor sì per salvare il sederino sulla poltrona, ammesso mai che riesca a diventare sindaco. È più facile che a me crescano i capelli, diventino biondi e mi vengano anche gli occhi azzurri. E chi vi deve difendere? Melucci? Melucci, sapete cosa ha detto 3 anni fa? Domani ripubblichiamo per l'ennesima volta il video, che se chiudiamo l'Ilva Taranto si riduce a 50.000 abitanti. Lui l'ha detto, non io. È il più industrialista degli industrialisti. Ora vi raccontano la favola della decarbonizzazione. Sapete cosa significa decarbonizzazione? Loro parlano di produrre con strumenti, con metodologie alternative, e parlano dell'idrogeno, ora è uscito anche l'idrogeno verde, si parla dell'acciaio green, forse l'acciaio che viene pittato con la vernice verde e diventa acciaio green. Bene, questo acciaio dovrebbe ipoteticamente essere realizzato, ma ci vorrebbero 20 anni minimo, detto da loro, e stiamo parlando di ipotesi sperimentali, tutte da verificare, sperimentali, che si possono fare
in siderurgici che sono il quinto, 5 volte più piccoli di quelli di Taranto, si stanno sperimentando in paesi del nord Europa, non c'è nulla. Non lo dice questo stupido, questo incompetente in materia, perché io nell'ambito siderurgico non sono competente, ma vado a confrontarmi con gli esperti, vado dal vice rettore della Università La Sapienza di Roma, che insegna alla facoltà di siderurgia e sviluppo economico e sviluppo industriale, e mi dice, c'è l'intervista, signori, con l'idrogeno non si risolve affatto il problema e allora devo eliminarlo. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una fabbrica che ha 10.400 dipendenti diretti, di cui 4.000, 1.600 l'Ilva in AS e 2.500 circa a Taranto in cassa integrazione a rotazione. 6.000 diretti, neanche la metà dei quali neanche di Taranto. Poi ci sono le ditte dell'appalto che non prendono stipendio da 5 o 6 mesi, la maggior parte di esse. Lo sapete cosa mi è accaduto a Pasqua? A Pasqua mi è venuto un amico di un paese della provincia e mi dice, Luigi, io non prendo stipendio da 5 mesi, potete fare una colletta, una piccola raccolta? La possiamo fare, mettete 10-20 euro al mese a testa e mi fate fare una Pasqua diversa. E questo signore, questo pagliaccio politico di Conte, viene qui a dire che non ha lo stipendio. Pensate che differenza. Noi vogliamo smantellare quello stabilimento e bonificarlo, e per fare questo occorreranno 30 anni di lavoro. Nessuno perderà il posto di lavoro, verranno tutti impiegati lì per smantellare e bonificare previa riqualificazione, corsi di riqualificazione. Vedete, molti mi chiedono, va bene, belle idee, chiudiamo l'Ilva, smantelliamo, bonifichiamo, e i soldi chi li mette? Risposta, lo Stato, quello Stato che ogni anno butta 700 milioni di euro, e questi sono i dati di Eurispes, non sono i miei dati, 700 milioni di euro per una fabbrica che uccide ed è antieconomica, assolutamente improduttiva, una fabbrica che semina morte all'interno e all'esterno. Non so se qui sul palco sono giù, non lo so, i genitori del povero Fuggiano, quell'operaio di 27 anni che colpito alla schiena, alla spalla, da un cavo, da una fune, passò all'altro mondo. Di cosa parliamo? Di una fabbrica che uccide, come detto, all'interno e all'esterno. Quella fabbrica va chiusa, e non mi venissero a dire gli ignoranti, ignoranti, così vanno definiti, coloro i quali dicono che quella fabbrica, che il sindaco non ha poteri. Delle due l'una, o siete ignoranti perché non avete studiato, e allora io rispetto, però l'ignorante va bene, purché non diventi anche arrogante e presuntuoso, perché c'è l'ignorante che chi ignora si documenta e impara, c'è poi l'ignorante presuntuoso, ma lasciamo perdere gli ignoranti presuntuosi. Poi ci sono quelli in perfetta malafede, ci sono gli avvocatucoli da 4 soldi, gli azzeccagarbugli, che dicono, ma quella fabbrica è strategica. Strategica cosa vuol dire? Che si può calpestare il diritto alla salute? No, signori cari, le ultime riforme costituzionali hanno proprio modificato la Costituzione nell'ambito della tutela dell'ambiente. Il sindaco ha i poteri di chiudere quello stabilimento in base all'articolo 54,4 del TUEL, ossia emanare ordinanze contingibili ed urgenti, in questo caso di chiusura, per precauzione e per grave pericolo alla pubblica incolumità e alla sicurezza cittadina. Questa è la realtà, signori cari. Non sarebbe una fantasia, non sarà una fantasia, perché finora i vari amministratori erano tutt'uno con la grande fabbrica,
io non farò mai come Emiliano, che disse in ArcelorMittal, accanto ai Mittal e accanto alla Morselli. Sapete cosa disse questa persona? Qui mi sento a casa mia. Io mi sentirei in un inferno, io mi sentirei in un cimitero assassino, io andrei a sputare sulla memoria di mio padre morto di cancro. E non mi farei le foto con i Mittal come ha fatto il signor Melucci. Io quella gente la schiferei, mi vergognerei di essere accanto a chi uccide Taranto. Quindi, signori, e lo dico soprattutto agli operai, non abbiate paura, ma davvero, non crediate che chiudendo il mostro finisce la vostra vita, no, assolutamente. Chiudendo quel mostro inizia una nuova vita. Io ho creato il movimento che è questo, Taranto senza Ilva, in cui c'è il mare, la risorsa mare. Ho voluto rappresentare il mare perché era il mare caro a mia madre. Ho voluto però rappresentare anche il sole dell'alba, di una speranza. Ho voluto fondere questo partito, unire questa forza di Taranto senza Ilva con un'altra realtà, un'altra lista civica, Taranto Next Generation, e ringrazio l'amico Giuseppe Briganti per aver dato un contributo valido di idee, un apporto, perché Taranto davvero sia una next generation, una nuova generazione. E quando parliamo di nuova generazione intendiamo la generazione non solo dei giovani, ma di una Taranto che viva di altro. E poi anche ho voluto il qui presente amico Lillino Ladisa. Bravo, un applauso. Del partito meridionalista. Prima di che io concluda, poi voglio che spenda due parole per il nostro sud, perché vedete, questa Taranto si deve riscattare, ma non si deve riscattare in maniera autonoma, in maniera isolata, deve rientrare in un giro, in un ambito di più ampio respiro, che veda Taranto come baluardo di un sud che riparte, di un sud che si riscatta. Io vi ho detto quasi tutto, concluderò tra qualche minuto, ma vorrei che Lillino, in genere lui apre i comizi, ma quest'oggi, visto che c'era qualche teppistello che voleva offendere, visto che qui Melucci e Conte non se ne volevano andare dopo essere stati già sbattuti fuori politicamente, uno da capo del governo e l'altro da sindaco, beh, ho dovuto, come dire, accelerare l'inizio del comizio, proprio perché ho detto volutamente, con entusiasmo, con gioia, ho voluto dire riprendiamoci Taranto. Allora, prima che io concluda, Lillino, ti voglio cedere il microfono. Beh, è praticamente impossibile dopo questo accoratissimo intervento, che per me è inatteso addirittura, perché ho voluto prendere un po' proprio tutti i cuori dei tarantini. La nostra è una battaglia comune, è una battaglia per Taranto, ma è una battaglia per il sud. Questo lo deve capire bene il pugliese meridionale Conte, lo deve capire, ha governato e non ha cambiato un tubo, altro che tutte chiacchiere senza fine, chiacchiere, le nostre città muoiono, si spopolano, questa è la verità dei fatti. Viene a contare che qui si fanno gli ospedali, non si fanno nemmeno le strade di accesso agli ospedali, basta andare a vedere l'ospedale oncologico Paolo VI. Lì c'è l'economia, come le chiamate, economia sociale, com'è che le chiamate? Transizione sociale ed economica anche, laddove non c'è manco bisogno dei defibrillatori, se c'è un'ambulanza che deve viaggiare su quella strada che porta al Paolo VI, una persona si scuoterebbe nell'ambulanza e riprenderebbe vita senza defibrillatori, altro che chiacchiere per Taranto senza fine, come per tutto il sud, altro che. E noi dobbiamo veramente fare fronte comune, signori, veramente. Se Taranto si sveglia, se Taranto dà un segnale forte a tutto il sud,
Luigi Abate non avrà fatto una cosa solo per la nostra bellissima Taranto, l'avrà fatta per tutto il Sud. Per questo dobbiamo riunirci, non guardiamoci con campanilismi sciocchi, il barese, il tarantino, il reggino. No, siamo tutti nelle stesse condizioni, voi state peggio di noi, certo, ma noi non è che la cantiamo meglio di voi, altro che è questo sapere che un primo ministro che ha governato 2 anni, che si è venduto alla Lega, poi si è venduto al PD, a quei partiti che aveva condannato lui e tutto il Movimento 5 Stelle, che hanno illuso i tarantini. Ed è per questo che oggi troviamo anche il tarantino scettico nei confronti di chi vuole onestamente rappresentare il vero cambiamento. E in questo è Luigi Abate con Taranto Sinsilva, con tutti voi, con tutti noi, altro che, e la cambieremo Taranto come cambieremo per tutto il Sud. Scusate. Beh, un appello accorato, perché noi siamo terruni e siamo felici di essere terruni, per quel cuore, per quel calore che solo il nostro Sud sa dare. Una terra però, anzi tanti territori che sono stati ingannati. Abbiamo riaperto i cuori della speranza, lo vedo dagli SMS, dai WhatsApp, dai messaggi su Messenger, da tanta gente che mi dice: Luigi, avevamo deciso di non andare a votare, ora lo vogliamo fare perché c'è una speranza. Vedete, io voglio essere il sindaco di strada, il sindaco del popolo, il sindaco che cammina accanto ai cittadini. Voglio essere il cittadino, voglio essere il sindaco che sta tra la gente, non il sindaco che deve essere preso in macchina comodamente da Crispiano a spese del contribuente e portato a Taranto. È così bello camminare in una città, guardare i cittadini in faccia, raccogliere la loro soddisfazione, ma anche le critiche, il confronto. Questo signore Melucci, guardate, ha rifiutato ogni tipo di confronto televisivo, blindato a Palazzo di Città, non camminava per strada, l'avete visto solo ora, e ora cammina solo per inaugurare comitati, blindato, senza andare in TV, sul web, perché tanto lui è convinto che la sommatoria delle liste gli consenta di votare. Ed Emiliano ha fatto anche il doppio gioco. Emiliano ha detto: ora ci metto Melucci, lo voglio far vincere, ci metto un gioco a perdere perché c'è un accordo sotterraneo per far vincere Melucci e Musillo sta lì per perdere, poi gli daranno un contentino alla regione, l'ha già detto Emiliano, Musillo deve essere recuperato significa dargli un incarico. È come quegli incarichi strani, Bitetti che sarà presto vicepresidente di Aeroporti di Puglia, dimenticavo, un sindaco deve anche sapersi battere con gli enti per le infrastrutture, per la crescita del territorio, per l'aeroporto, negati i voli passeggeri, Foggia al Ginolisa ripartono i voli passeggeri, a Taranto nulla. Hanno detto che tra qualche anno da Grottaglie e dall'Arlotta andremo nello spazio, quindi cari cittadini, a Milano e a Roma non potremo andare con Ryanair, con altri voli, però andremo nello spazio, quindi ognuno di voi, siccome è molto ricco, ogni weekend potrà spendere 80-100 mila euro e si fa un weekend nello spazio, poi magari offre anche qualcosa a Conte, visto che poverino è senza soldi. E quindi dicevo, un sindaco che deve sapersi battere, deve battere i pugni laddove è necessario, batterli sui tavoli baresi, sui tavoli nazionali, a Roma, cosa che finora, signori, non è stato mai fatto. Quando venivano i ministri a Taranto, mentre il sottoscritto andava a rincorrere Di Maio, Conte diceva di tutto di più a Zingaretti, l'ho detto anche 2 giorni fa a Letta, ho detto: caro Letta, spiega che cos'è la decarbonizzazione. Non parlava. Sapete cosa fa all'improvviso?
vede, va in tilt e dice a quelli della Sette, avevano già preparato tutto, ma che casino è questo? Ma che organizzazione è questa? Eh sì, perché doveva essere tutto fatto, tutto preparato, domanda preparata, risposta preparata, però è arrivato il terzo incomodo, è arrivata quella X, sì, perché Emiliano ha detto 1-2, mi gioco la doppia, o Musillo o Melucci. E però quando si gioca, caro Emiliano, tu dovevi mettere la tripla, non ci hai pensato? La tripla è Luigi Abate e la X sarà quella che andrà su Taranto senza Ilva, su Taranto Next Generation e sul partito meridionalista. Non ci avevi pensato, caro Mangiafuoco Emiliano, dovevi fare la tripla, non ci hai pensato. Bene, io voglio concludere perché è stata una bella campagna elettorale. L'ho vissuta con gioia, con partecipazione e devo ringraziare tutti voi, lo dico con gioia, quasi con le lacrime agli occhi, questi magnifici cittadini, questi a cui auguro di diventare consiglieri comunali, li voglio ringraziare tutti, sono questi la parte migliore di Taranto, non sono i politici di professione! Non sono gli avanzi di galera che stanno in altre liste, gli avanzi di galera, i pregiudicati. Qualcuno potrà dire, queste sono persone inesperte, saranno anche persone inesperte, ma sono persone pulite, perché se essere inesperti significa essere complici delle mafie, noi siamo puliti. Puliti, persone nelle altre liste che hanno problemi di armi, di estorsione, condanne per estorsione. Queste persone qui, i tribunali, le hanno viste solo in televisione, signori cari. Gli altri le hanno vissuti in tutti i modi. Beh, io quindi devo ringraziare questa gente, perché hanno voluto forse credere in un pazzo, per una pazzia più grande, che significa liberare Taranto, liberarla davvero dai fumi dell'ex Ilva, ma dai fumi del malaffare politico. Il 13 giugno dobbiamo ripulire Taranto, ripulirla innanzitutto dalla classe politica. Oggi è un giorno particolare, perché ricorre il compleanno, se fosse in vita oggi festeggerebbe il suo compleanno, Nadia Toffa, l'icona di Taranto, quella che si è spesa per questa città, che ci ha messo il cuore e che un destino atroce, ironia della sorte, l'ha fatta morire proprio di questo brutto male. Ma io penso che nella vita, sono un cattolico credente, ci siano dei semi che solo apparentemente muoiono, marciscono nel terreno, ma quando il seme marcisce nel terreno diventa virgulto. Cara Nadia, voglio diventare il sindaco di Taranto e la prima cosa che farò, voglio intitolarti una via, nessuno si è degnato di farlo. E ho ringraziato tutti, ma pensate, voglio anche ringraziare due persone che non ci sono più, mio padre e mia madre, mi hanno insegnato a rispettare gli altri, mi hanno insegnato a combattere, mi hanno insegnato a non piegare la testa. Mi hanno insegnato che nella vita nulla si ottiene senza sacrificio, si ottiene solo con il lavoro, con il sudore della fronte, con la coerenza, con la serietà. Mentre gli altri partiti, le altre forze politiche devono spiegare da dove prendono i soldi, lecitamente, non lo metto in dubbio, ma me lo volete dire? Me lo volete dire chi vi paga pranzi, pranzetti, inviti a cena? E cene da 50-60 euro l'una. Noi la sera dopo le dirette ce ne andiamo al bar e ci prendiamo un cornetto e ci prendiamo un caffè e ce lo dividiamo. Magari la prossima volta lo,
lo regaliamo, lo offriamo anche a Conte, dice che sta morendo di fame. E allora, dicevo, noi abbiamo fatto tutto in economia. Io avevo una casa, io sono single, e avevo una casa in cui vivevo con i miei genitori. Abitavo in via Fratelli Rosselli 4, e era una casa molto grande. E questa casa però era diventata un'ossessione, perché questa casa mi ricordava i momenti della vita dei miei genitori. Sentivo la loro assenza, non riuscivo più a starci. Ho venduto questa casa, ne ho comprata un'altra più piccola. Vedete, di me dovete sapere tutto. Io abito in via Pupino 8, quarto piano, uscendo dall'ascensore sulla sinistra. Sono trasparente, mi potrete sempre prendere e beccare, da cittadino, da giornalista, da sindaco, da consigliere comunale, da quello che volete voi. Il mio numero è 339-240-4240, 339-240-4240. Molti si meravigliano, perché quando rispondo al telefono dice: scusi, mi può passare, possiamo prendere appuntamento, lei è il segretario di Abate? No, sono io direttamente. Ma come? Sì, sono io in prima persona, perché io voglio parlare direttamente con le persone. E quindi dicevo, io ho venduto questa casa, ne ho comprata una più piccola, e con questo, diciamo, risparmio, che poi non ho manco risparmiato molto, perché i lavori di ristrutturazione nel centro sono costati un occhio della testa, ma al di là delle battute, ho detto: questa piccola parte di risparmi la voglio investire nella campagna elettorale. Parliamo di spese minime, di poche migliaia di euro, parliamo di 10 6x3, parliamo di volantini, parliamo di queste bandiere, parliamo di qualcosa in economia, perché vedete, il mio impegno, quello che io ho fatto per Taranto, non c'è bisogno di reclamizzarlo con i manifesti. La mia più bella, il mio più bello, lo spot più bello che io possa mostrarvi è quello che io ho fatto in 21 anni, le mie battaglie per la questione ambientale, per la vivibilità urbana, per il sociale. Quanti vecchietti, quante vecchiette mi ricordano e mi dicono: Luigi, io mi ricordo che tu tanti anni fa facesti questo per me. Non me lo ricordavo neanche io. E poi alla fine tutto torna. E dico sempre che alla fine i re tornano sui troni e i pagliacci tornano al circo. E i bibitari come Di Maio devono tornare a vendere le bibite. Ma questa è solo una battuta. È stata una campagna elettorale bella, vissuta, forte. Abbiamo girato la città, quartiere per quartiere. Abbiamo risvegliato la gioia, la soddisfazione, l'entusiasmo dei giovani, dei ragazzi. Proprio oggi, non vi dico chiacchiere, stavamo camminando in macchina e in macchina a un certo punto si avvicina un giovane. Mi dice: Luigi, forza, forza. Sei sprecato per Taranto. No, non sono sprecato per Taranto, perché ci sono tante persone preziose per cui vale l'impegno spendere le proprie energie giorno per giorno, perché la vita di ognuno di noi non deve essere un trascorrere delle ore. Ognuno di noi deve avere una meta da inseguire, deve avere una cometa da inseguire quando si sveglia la mattina, altrimenti noi non vivremmo, noi vegeteremmo. Noi dobbiamo vivere. E allora il 12 giugno, quando voi andrete a votare, pensateci un attimino, pensate alle chiacchiere che vi hanno raccontato, pensate ai vostri figli, pensate al futuro, pensate che quel buono benzina, quel pacco della spesa, quella promessa di posto di lavoro, ma come si fa a vedere che ci sono 160.000 elettori e ci sono sì e no 30, 40, 50 posti magari per concorso, e dire: ma com'è possibile, ma ci rendiamo conto che questi stanno promettendo 50 posti a 160.000 persone? Probabilmente vi stanno prendendo per i fondelli, sicuramente vi stanno prendendo per i fondelli, perché al massimo ne possono accontentare 50, non 160.000, a meno che non facciano la moltiplicazione dei posti di lavoro dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E allora, quando andrete a votare, pensate a queste cose, pensate alla storia di ciascuno dei quattro candidati, pensate a quello che io ho fatto per Taranto.
Pensate che voi avete un'arma, quell'arma si chiama matita in cabina elettorale. Concludo davvero e dico una frase storica, bella, di Kant: il cielo stellato sopra di me, la coscienza morale dentro di me, quella che il 13 giugno deve pervadere le vostre coscienze, i vostri animi, il vostro intelletto, e fare una scelta di vita per il bene di Taranto, per il bene dei vostri figli, contro il malaffare politico, quel malaffare che ha ammorbato Taranto. Pensateci quel giorno, pensateci che un'occasione del genere non l'avrete mai più, signori cari. Pensate ai vostri figli che se ne vanno da Taranto, che li mandate all'università e non verranno più. Una scelta di cuore, una scelta di ragione, una scelta fatta per il bene di Taranto. Nessuno sarà mai solo, mai. C'è una vita, c'è una storia, c'è uno slogan: per Taranto ho sempre lottato, e lo ripeto, è la mia vita, è la mia storia. Viva Taranto, viva i giovani, viva il Sud!